Buongiorno ragazzi e bentornati a Nikonomics, il canale YouTube dell'economia. Continuiamo oggi la nostra serie di video relative alla storia del pensiero economico parlando della scuola fisiocratica, la quale si affermò in Francia nella seconda metà del Settecento in contrapposizione alla scuola mercantilista, che gettò le basi per il successivo affermarsi del pensiero liberale. Prima di iniziare vi ricordo che potete trovare gli altri video relativi alla storia del pensiero economico nella relativa playlist, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati, e di visitare le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Bene, direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di andare ad iniziare. François Quesnay, medico ed economista francese del XVIII secolo, nella sua opera Tavole economiche, descrive il sistema economico sulla base delle relazioni di interdipendenza tra i diversi settori economici, ed è il primo a sostenere l'idea che il sistema economico è in grado di autoregolarsi e di raggiungere e mantenere in modo naturale una condizione di equilibrio. Il pensiero di Quesnay parte dal seguente semplice esempio. In un certo anno il settore agricolo produce generi alimentari per un valore pari a 5 miliardi. Gli agricoltori trattengono una parte del raccolto per la produzione delle sementi, 200 milioni. Utilizzano un'altra parte del raccolto per il sostentamento proprio, dei braccianti e degli altri addetti del settore, 2 miliardi, e utilizzano una terza parte del raccolto per acquistare dagli artigiani, per mezzo dei commercianti, i beni necessari per ammodernare o rimpiazzare attrezzature e macchinari agricoli in vista del processo produttivo dell'anno successivo per 800 milioni. Il prodotto netto generato dal settore agricolo, ossia il valore dei generi alimentari prodotti meno i costi sostenuti, è dunque di 2 miliardi. Il prodotto netto generato dal settore agricolo corrisponde alla rendita percepita dai proprietari terrieri, i quali usano tutti i propri proventi per acquistare, per mezzo dei commercianti, prodotti agricoli per 500 milioni e beni di lusso prodotti dagli artigiani per 1,5 miliardi. I proprietari terrieri dunque si limitano a distribuire la ricchezza. Infine, artigiani e commercianti ottengono 800 milioni dagli agricoltori per l'acquisto dei beni necessari ad ammodernare o rimpiazzare le attrezzature e i macchinari agricoli e 1,5 miliardi dai proprietari terrieri per l'acquisto dei beni di lusso. Questi ricavi, pari a 2,3 miliardi, vengono interamente utilizzati per acquistare dagli agricoltori i generi alimentari necessari al proprio sostentamento. Artigiani e commercianti dunque non generano nuova ricchezza poiché consumano quanto guadagnano. Dei 5 miliardi di generi alimentari prodotti dal settore agricolo, gli agricoltori ne consumano 2,2, i proprietari terrieri ne consumano 0,5 e gli artigiani e commercianti ne consumano 2,3, esattamente 5 miliardi. Inoltre, dei 2,3 miliardi di beni prodotti dagli artigiani, gli agricoltori ne consumano 800 milioni e i proprietari terrieri ne consumano 1,5 miliardi, esattamente 2,3 miliardi. Il sistema economico è dunque in equilibrio. Da questo semplice esempio emerge chiaramente come, secondo Quesnay, la società e l'economia fossero divisi in classi e settori economici fondamentali, ognuno dei quali con delle caratteristiche e delle funzioni ben precise. Innanzitutto vi sono gli agricoltori, rappresentano la classe produttiva del sistema economico, dal momento che l'agricoltura è l'unico settore in grado di generare nuova ricchezza. Vi sono poi i proprietari terrieri, i quali si limitano ad acquistare i beni prodotti da artigiani e agricoltori attraverso i commercianti e rappresentano dunque la classe distributiva dell'economia. Infine vi sono artigiani e commercianti, i quali rappresentano la classe sterile dell'economia, dal momento che non generano nuova ricchezza, nonostante i beni da essi prodotti siano indispensabili per il corretto svolgimento del processo produttivo del settore agricolo. Sulla base di queste considerazioni, Quesnay assume la produzione agricola come vera origine della ricchezza di un paese, in aperto contrasto con le teorie economiche mercantiliste, secondo le quali la ricchezza dello Stato-nazione è determinata dalla quantità
di monete, metalli preziosi in circolazione entro i confini nazionali. Quesnay propone poi un forte ridimensionamento del ruolo dello Stato in economia, quale dovrebbe limitarsi a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la naturale tendenza del sistema economico a raggiungere la condizione di equilibrio. Questa idea così rivoluzionaria per l'epoca e sintetizzata nel motto di Gournay, laissez-faire, laissez-passer, pone le basi per il successivo affermarsi del liberismo economico. Le idee di Quesnay riscossero un tale successo nella Francia di fine Settecento da portare alla formazione della prima vera scuola di pensiero in ambito economico, ossia la scuola fisiocratica, la quale elaborò ed approfondì le idee di Quesnay, spianando così la strada al successivo affermarsi del liberismo economico. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemelo sapere mettendo un like al video e nei commenti sottostanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Vi lascio ricordandovi che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata agli economisti ed è per questo che ne parliamo noi qui a Niconomics. Go!